Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi dell'Orto Dio di YouTube. Ciao a tutti i fan della pagina Facebook e Instagram dell'Orto Dio. Ci troviamo all'Orto Dio e vi volevo presentare tre nuove amiche. Ricordate che io avevo 6 galline. Adesso guardate un po'. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ne ho appena comprate altre 3, ma non le ho comprate dal venditore di galline, le ho comprate dal venditore di uova. Perché? Perché il venditore di galline, se gli compri le galline, lo incidi a vendere più galline, mentre il venditore di uova vende le uova e le galline però le cambia ogni anno perché diventano meno produttive. Quindi che fine faranno? Dove andranno? Per sicurezza tre me le sono comprate io. E queste in teoria sono galline allevate a terra, infatti le uova costavano, mentre quelle delle galline allevate in gabbia costavano dai 13 ai 25-30 centesimi, queste costavano un po' di più, 33 centesimi. Ma attenzione, perché allevate a terra non significa allevate all'aperto. C'è anche l'allevamento all'aperto intensivo, l'allevamento all'aperto estensivo. Allevate a terra significa sempre in un enorme capannone, sempre altissima densità, sempre altissimo rischio di malattie, semplicemente non stanno in gabbia. Quindi il mio consiglio è di non comprare in generale le uova, ma di avere le vostre proprie galline, di farci amicizia, di farle razzolare nel vostro giardino, così potete avere delle uova più sane e non andate a incidere sullo sfruttamento animale. Queste galline oggi mi hanno regalato, vedete, queste tre belle uova che io mi mangerò, così potrò mangiare meno carne, meno pesce, meno latticini ed avere comunque le mie buone proteine animali di alta qualità. E devo dire che però queste galline, avete visto, sono di bell'aspetto, stanno bene. Quando le compravo anni fa dall'allevamento intensivo stavano proprio male, stavano senza piume, piene di ferite. Evidentemente le leggi della Comunità Europea, che diventano sempre più stringenti, stanno dando un minimo di benessere in più a questi animali. Io comunque sempre uno sfruttamento molto forte, chi ci lavora ci guadagna tanto. Il tizio dove ho comprato le uova c'aveva due Porsche parcheggiate lì e credo fossero le sue. E quindi smettiamo di finanziare chi vende le uova e, se proprio volete le uova, seguite il mio consiglio, prendete le galline e curatevi le vostre galline. Quello che vi volevo dire è finito, vi saluto, alla prossima, ciao! Buone l'ucrana, eh? Sono buone le cranaglie!